Noi riteniamo normale che quando un partito perde 9 milioni di voti, una classe dirigente spieghi cos'è accaduto, si confronti con la sua gente, si assuma le responsabilità. Questa significa responsabilità. Volete un partito deberlusconizzato? Assolutamente no, noi vogliamo un partito che col contributo di tutti possa essere l'ammiraglia del centrodestra del futuro. Vogliamo che tutti coloro che vogliono aiutare Berlusconi nella gestione e nella guida di questo partito possano farlo senza essere messi fuori la porta soltanto perché hanno delle idee con cui vogliono provare a fare il confronto. Ma sentite l'esigenza di un nuovo leader o no? Assolutamente no, noi sentiamo l'esigenza in primo luogo di partire con regole, di partire con i contenuti, di partire con gli ideali, di partire con i valori. Noi abbiamo avuto un partito che si è retto fino ad oggi sulla leadership e per questo si è sentito legittimato a non parlare più alla gente dei suoi problemi e delle sue esigenze. Noi vogliamo partire da qui. Però dentro si è parlato di primarie, primarie serve per scegliere un nuovo leader. Le primarie servono per tutto, soprattutto per selezionare le idee, per selezionare le energie che sono a disposizione. Certo, le idee camminano sulle gambe delle persone ed è per questo importante fare le primarie per tutto, per la coalizione, per l'individuazione dei sindaci, dei governatorati, anche della nostra classe dirigente interna, per tutto perché le regole si devono scrivere senza avere in mente le eccezioni. Non so se ci sia un problema di leader nel centrodestra, credo che in questo momento sia interessante prendere atto che ci sono delle persone che in questa area si identifica, sono interessate a comprendere con quale modalità si vogliono proporre o riproporre e credo che il momento di oggi sia stata un'occasione importante per pensare a voce alta e perché no anche per ascoltarsi e per capire se effettivamente ci sono le condizioni per andare insieme tutti uniti in una direzione che credo veda un denominatore comune da parte di molti. Nonostante tutto il centrodestra in Italia rappresenta più del 30% degli elettori, quindi una base di potenza importante dalla quale costruire una riscossa che certamente gli italiani meritano e aspettano. Il grande successo di Renzi deriva dalla nostra incapacità di offrire una linea politica precisa e chiara agli elettori che con la sinistra non ci vogliono stare. Si deve costruire un centrodestra dopo Berlusconi. Ormai Berlusconi ha esaurito, mi sembra evidente di fronte a tutti, che ha esaurito per vari motivi, non tutti dipendenti dalla sua volontà, ma ha esaurito il suo ruolo di leader del centrodestra. Noi abbiamo bisogno di scegliere un nuovo leader attraverso le elezioni primarie che sono l'uniche in grado di legittimare oggi agli occhi dell'opinione pubblica una leadership vera e soprattutto abbiamo bisogno di scegliere una linea politica vera. Berlusconi penso che sia un leader ineguagliabile in Italia e avrà sicuramente tutti gli spazi. Penso e ritengo che sua sia una figura anche nobile, ma al di là di questo ci debbono essere un proseguo, un'attività che dovrà avere una sua continuità e quindi dovranno esserci altri oltre a lui. Il partito non finisce con una persona. Noi senz'altro Berlusconi è un leader certamente. Nulla ci sarebbe senza Berlusconi, però forse il nuovo deve avanzare.